cena d'autore, il libro in tavola, una particolare iniziativa qui all'Alberghiero di Alassio. Sì, è la prima edizione, quindi l'edizione zero del libro in tavola. Per questa edizione abbiamo scelto un libro importante di Cristina De Stefano, Oriana una donna. Un libro in classifica, uno stimolo per i nostri ragazzi e per anche gli ospiti di questa serata alla lettura. Una donna che ha lasciato il segno. È una donna che è stata molto discussa, una donna che da qualcuno è stata molto amata. Ecco, in cosa consiste questo particolare gioco, insomma? Si sfidano i tavoli, si sfidano per vincere il libro. Ogni vincitore del tavolo avrà poi il libro con l'autografo dell'autrice e alla fine di ogni manche ci sarà l'aggiornamento via Facebook di tutta la classifica generale, quindi un gioco interattivo, un gioco nuovo, e quindi noi ci auguriamo che questo faccia in modo che i ragazzi si avvicinino di più ai libri e alla lettura. Questa prima edizione di cena d'autore con Cristina De Stefano, vorrei che si alzassero in piedi il tavolo numero 15. Allora, siamo in compagnia di Cristina De Stefano, autrice del libro Oriana una donna. Se Oriana fosse viva in questo momento, che libro scriverebbe oggi? Temo che non ne scriverebbe più, perché Oriana aveva scritto il suo libro finale assoluto, quello sulla famiglia, e non so rispondere a questa domanda, ma me la sono fatta anch'io. Io credo che non ne avrebbe scritti più, aveva scritto il suo ultimo libro. Senti, scrivere un libro così importante è stata una fatica, insomma, cos'è che hai provato mentre lo scrivevi? Paura, il senso di violare l'intimità di una persona che avrebbe odiato che io leggessi le sue cose, quindi molto timore e ammirazione. Più la studiavo e più l'ammiravo. E appunto, oggi abbiamo fatto un gioco, comunque la gente comunque ha avuto modo di leggere così, non attentamente, però entrare in questo libro. Cosa pensi di queste presentazioni un po' meno classiche rispetto alle solite conferenze oppure... Penso che la fantasia faccia solo bene, quindi devo dire, e penso che bisognerebbe sempre di più far capire che i libri sono qualcosa di divertente, soprattutto ai ragazzi giovani, quindi io sono molto favorevole a tutte queste cose.